La Minta, introduzione alla Minta, la produzione drammatica. Si tratta di un'opera teatrale, cioè da rappresentare, dicevamo, la Minta. Ma un'opera teatrale un po' particolare. Il genere, infatti, è quello della favola pastorale. Si afferma questo genere, particolarmente a Ferrara. C'erano stati altri scrittori che avevano scritto favole pastorali, in particolar modo il Guarino, il Pastor Fido di Guarino. Ecco, ovviamente la favola pastorale. Ecco, noi stiamo studiando Virgilio in letteratura latina. Le cose sono collegate, perché la favola pastorale ha come fonte principale proprio le bucoliche di Virgilio. No? Si tratta infatti di un dramma i cui protagonisti sono dei pastori. No? Fabula in latino significa infatti testo drammatico. Riprende una lunga tradizione di poesia pastorale che va da Teocrito a Virgilio e ha ampi sviluppi nella letteratura cortigiana del 400, l'Arcadia di San Nazaro per esempio, e del 500. Ma anche Poliziano, insomma, possiamo ricordare, Lorenzo de' Medici avevano scritto favole pastorali. Ecco, dicevamo che la Minta è stata scritta nel 1573 e rappresentata l'estate stessa e pubblicata però dallo stesso Torquato Tasso parecchi anni dopo. È diversa dalla commedia, la favola pastorale. Non presenta situazioni comiche, collocate in un contesto cittadino, contemporaneo, pensate, non so, alla Mandragola che abbiamo letto, ma temi seri, patetici, sentimentali, ambientati in un mondo favoloso, il mondo, diciamo, tra virgolette, dell'Arcadia, abbiamo detto, quindi questo mondo incontaminato di pastori. Non raggiunge comunque il livello sublime della tragedia e soprattutto si conclude con un lieto fine, un po' a metà, dicevamo, tra la commedia e la tragedia. Si svolge in dialoghi, tutto viene raccontato dai personaggi, non viene rappresentato direttamente. Alcune vicende, ad esempio quelle in genere più cruente, non sono rappresentate sulla scena, ma sono raccontate dai personaggi. Si tratta quindi di una drammaticità affidata alla parola più che all'azione. Il testo ha una dimensione più narrativa e lirica anche, no? Cioè aspetti proprio lirici, e questi li vedremo appunto nei cori, no? Leggeremo un coro della Minta. Abbiamo in questa opera ambivalenza e ambiguità nei confronti della corte. Da una parte infatti c'è l'evasione fantastica, un modo di vivere libero, il sogno di un'età mitica dove l'amore era libero da costrizioni e sensi di colpa. La componente edonistica e voluttuosa, naturalistica e paganeggiante sicuramente è presente in questi testi. Dobbiamo però dire che rispetto al Rinascimento, l'umanesimo e il Rinascimento, avete in mente Lorenzo de' Medici, appunto, Poliziano, eccetera, dove prevaleva comunque questa spensieratezza, c'è una certa rottura. L'elemento, infatti, turbativo, insomma, dell'ambiente pastorale è quello dell'onore. Vedremo infatti oggi soprattutto la contrapposizione fra amore e onore. Quindi elementi di continuità, senz'altro, con il Rinascimento, ma anche di rottura. Ecco, la Minta si presenta come, dicevamo, un testo teatrale in cinque atti che contiene un prologo recitato da Amore, che un po' serve per delineare quali sono le coordinate ideologiche dell'opera, e in cui appunto si introduce l'argomento principale, cioè l'amore che prova Aminta, il pastore Aminta, per Silvia. Ma Silvia non corrisponde a questo amore. Daphne, quindi proprio la divinità, invita Silvia ad abbandonarsi all'amore. Aminta confida a Tirsi il suo amore per Silvia, come dice giustamente il vostro libro. Attenzione che dietro questi personaggi potrebbero esserci anche lo stesso Torquato Tasso, alter ego forse di Aminta, e forse anche di Tirsi in parte, no? Che asseconda, no? Aminta. Mentre poi ci sono altri personaggi dietro i quali potrebbero invece intravedersi dei, come dire, dei poeti magari certe volte anche antagonisti di Torquato Tasso. Comunque sta di fatto che nel secondo atto, a un certo punto, un satiro, uno di quegli individui che si aggiravano nei boschi, secondo gli antichi pagani, si innamora di Silvia e vuole possederla.
Daphne spinge Aminta ad andare alla fonte. E quindi quando, tutto viene però raccontato da Tirsi, attenzione, quando Aminta si avvicina alla fonte, caccia via il satiro e libera Silvia dalle impudenze di questo satiro. Silvia, invece di ringraziare Aminta, invece di finalmente di abbracciarlo e di corrispondere a suo amore, scappa. E a questo punto, sempre per via del racconto di qualcuno, si viene a sapere che Silvia è stata sbranata dai lupi. A questo punto Aminta si getta nella disperazione più nera e cupa, vorrebbe ammazzarsi. Però viene sulla scena qualcuno che dice che Silvia invece è viva, ma Aminta ormai ha deciso di buttarsi giù da una rupe e in questo modo di suicidarsi. Elpino racconta di aver visto Aminta suicidarsi, tutti quanti vanno a vedere che cosa è successo, per fortuna però miracolosamente la caduta di Aminta è stata attutita da un cespuglio e quindi Aminta non muore. Infatti la favola pastorale non è una tragedia, termina con un lieto fine, nel senso che Aminta è vivo, i due innamorati, a questo punto Silvia prova un amore straordinario per Aminta che non aveva mai provato prima e quindi i due si sposano e dicevamo la vicenda ha un lieto fine. I personaggi di Silvia e Aminta sono complementari. Perché sono complementari? Perché Aminta è spinto all'inizio dall'istinto dell'amore, un amore istintivo, anche se un amore puro, per carità, no? Ma deve comunque purificare il suo amore. Il suo amore deve essere temprato dalla prova, addirittura dal rischio del suicidio, dal rischio della morte. Alla fine di questa prova, di questa esperienza, il suo amore diventerà maturo. Dall'altra parte, Silvia invece deve imparare ad amare. È troppo crudele, è troppo ostinata e disdegnosa all'inizio. Deve diventare una donna. Ecco, quindi, mentre Aminta diventa uomo con questa esperienza, anche Silvia, in un certo senso, diventa donna attraverso questa esperienza e da crudele che era diventa una donna innamorata alla fine della favola pastorale. Il dramma serve quindi a maturare i due personaggi e si risolve in modo positivo. Quelle vicende che noi abbiamo visto tante volte nell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, per cui i due innamorati mai riescono a unirsi, e anche nella Gerusalemme liberata, vedremo, ci sono questi personaggi che si amano ma nel momento sbagliato, diciamo, no? Per cui poi non si incrociano mai, insomma, non si incontrano mai. Invece qui abbiamo l'esito positivo. La favola pastorale, come abbiamo già detto, ha in sé elementi della tragedia e della commedia ed è diversa dall'una e dall'altra. Lo stile di Aminta è uno stile volutamente semplice, come del genere insomma, a cui appartiene. La melodia è semplice e sembra quindi qualcosa di banale. Insomma. Tuttavia, dietro questa semplicità c'è la sapiente architettura del verso, il ritmo degli accenti, insomma l'uso delle immagini che adesso vedremo del resto leggendo un brano appunto tratto dal coro. Fra il secondo e il terzo atto abbiamo questo coro che noi adesso leggeremo, un coro di pastori che è molto importante perché in questo coro abbiamo appunto la contrapposizione, dicevamo, tra amore e onore. Ecco, pronunciati dal coro della Minta in chiave antitetica. L'amore e l'onore. Il primo esprime un atteggiamento naturale e innocente. La parola onore, invece, indica le regole imposte dalla società. Quindi qua vediamo onore in un senso negativo, no? Quindi in realtà, ecco qui, voi per esempio che studiate filosofia, sicuramente rivedrete questo discorso quando studierete Rousseau, no? Quindi il contrasto, diciamo, fra lo stato del buon selvaggio, quindi lo stato di natura, lì è natura e società. Ecco, potremmo dire il contrasto fra natura e società, Tasso lo chiamava così, contrasto fra amore e onore, però il concetto è sempre quello, insomma. È la relazione dialettica tra natura e civiltà. Ma attenzione, qui ci dice giustamente il nostro curatore, non c'è poi una così netta distinzione. È vero quindi che in quel coro sembrano così contrapposte, no? Ma in un certo senso si possono anche
intrecciare fra di loro, perché c'è il rischio che altrimenti l'amore si trasformi in istinto egoistico, se non c'è appunto anche questa relazione dialettica, perché l'uno in fondo ha bisogno dell'altro. Quindi li vedremo senz'altro contrapposti nel brano che adesso vedremo, ma la natura e la civiltà hanno bisogno comunque l'uno dell'altro per poter generare il progresso. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.